Bentrovati ragazzi, in questa video lezione cercheremo di capire innanzitutto le differenze tra la prima e la seconda guerra mondiale e poi conosceremo gli eventi che porteranno allo scoppio della seconda guerra mondiale. Partiamo col conoscere gli schieramenti. Da una parte c'era il Giappone, la Germania e l'Italia, dall'altra gli alleati con l'America, l'Inghilterra, la Francia e l'URSS. Inizialmente la guerra andò a favore di Giappone, Germania e Italia. Questo accadde tra il 1939 e gli inizi del 1942. Successivamente la guerra andò totalmente a vantaggio degli alleati. Quali furono gli aspetti nuovi nella Seconda Guerra Mondiale? Innanzitutto venne coinvolta la popolazione civile, la quale venne bombardata, venne deportata, subì rappresaglie. Durante la Seconda Guerra Mondiale si ebbe un ampio uso dell'aviazione. Gli aerei lanciavano bombe a tappeto con l'obiettivo di distruggere città, fabbriche, popolazioni, in modo tale da creare una crisi sociale e produttiva. Nella Seconda Guerra Mondiale va ricordata la bomba atomica, quindi l'uso di armi micidiali. Abbiamo il definitivo declino economico e politico dell'Europa. Tutto andrà nelle mani degli Stati Uniti e dell'Unione Sovietica. Infine abbiamo uno scontro ideologico. Da una parte i regimi totalitari, dall'altra i paesi democratici. I regimi totalitari, il cui obiettivo era occupare il mondo, e i paesi democratici cercano in tutti i modi di difendere la libertà. Quali furono principalmente le cause che portarono alla Seconda Guerra Mondiale? Beh, possiamo dire che la principale causa fu proprio la Prima Guerra Mondiale. Le conseguenze della Prima Guerra Mondiale prepararono la Seconda. Basta ricordare trattati di pace. I trattati di pace crearono uno spirito di rivalsa della Germania. Ricordiamo la crisi economica del 1929 che aumentò il numero dei disoccupati e infine la debolezza della società delle nazioni che non riuscì a mantenere la pace tra i vari stati. A spingere verso la Seconda Guerra Mondiale fu sicuramente Hitler, il quale aveva l'obiettivo di creare una grande Germania, cercando di unire tutti i popoli di lingua tedesca e di razza ariana. Voleva realizzare lo spazio vitale, cioè conquistare tutti i territori a est, e infine creare un potente esercito. Così, nel marzo del 1938, l'Austria fu occupata dalle truppe naziste. Ricordiamo che nel paese esisteva un forte movimento nazista. Questa annessione avvenne senza esercito, ma con un plebiscito. L'Inghilterra rimase a guardare, non aveva nessuna voglia di tornare in guerra. La Gran Bretagna cercò di seguire una politica di pacificazione e quindi voleva evitare ad ogni costo il ritorno ad una grande guerra. E quindi cercò di frenare Hitler con alcune concessioni. Ecco che si arrivò nel 1938 alla conferenza di Monaco. Hitler ottenne l'annessione dei Sudeti con la promessa di non occupare altri territori, ma la conferenza di Monaco mise in evidenza la debolezza della Francia e della Gran Bretagna. Conclusivo dello storico convegno a 4 di Monaco che ha dato la pace mussoliniana all'Europa. Nel palazzo del Führer, alle ore 1 del 30 settembre, i rappresentanti delle quattro potenze, Italia, Germania, Inghilterra e Francia, firmavano l'accordo sulla questione cecoslovacca, raggiunto sulla base delle proposte del vice.
nel marzo del 1939 la Germania riesce a occupare la Boemia e la Moravia, che divennero protettorati del Reich. Stessa sorte per la Slovacchia, che divenne uno stato alle dipendenze di Hitler. Per essere all'altezza dell'alleato, nell'aprile del 1939 l'esercito italiano invase l'Albania, un poverissimo paese su cui l'Italia esercitava già da molti anni una specie di protettorato. Quindi Vittorio Emanuele III divenne anche re d'Albania. Germania e Italia avevano già stretto alleanza nel 1936, firmando l'asse Roma-Berlino. Ma nel 1939 verrà firmato il patto d'acciaio, un patto difensivo ma anche aggressivo. Successivamente aderirà al patto d'acciaio anche il Giappone. Intanto Hitler cercò di raggiungere un accordo con Stalin. In segreto cercò di convincerlo del fatto che fosse stato escluso dalla conferenza di Monaco perché gli altri avevano progetti antisovietici. Ecco che nell'estate del 1939 Hitler riesce a firmare un patto con Stalin, un patto di non aggressione, e che prevedeva, in caso di conflitto, la spartizione della Polonia. Il 1 settembre 1939 i tedeschi invadono la Polonia. A questo punto Inghilterra e Francia non restano più a guardare. Ritengono giunto il momento di dichiarare guerra alla Germania e cercare di fermare l'espansione di Hitler. Il 3 settembre 1939 inizia la Seconda Guerra Mondiale. Settembre 1939, Hitler annuncia al Reichstag che le truppe tedesche hanno varcato la frontiera polacca. È l'inizio della Seconda Guerra Mondiale. All'invasione tedesca della Polonia, l'Inghilterra e la Francia rispondono dichiarando guerra alla Germania. L'annuncio alla Camera dei Comuni viene fatto da Chamberlain. È un giorno triste per noi tutti e per nessuno più triste che per me. Tutti gli scopi per i quali ho lavorato, tutto quanto ho sperato, tutto è crollato. A Parigi i soldati partono in un'atmosfera di triste rassegnazione. C'è nell'aria il presentimento di una catastrofe imminente. Meno di 30 minuti dopo l'inizio dell'invasione, gli aerei della Luftwaffe sono già sopra la Polonia, impegnati a cancellare l'aviazione polacca, sorpresa in gran parte a terra. Gli aerei polacchi che riescono a decollare devono confrontarsi con armamenti troppo superiori e vengono annientati. La cavalleria polacca si lancia in un'ultima carica suicida contro i panzer tedeschi. Le unità avanzate della quarta armata tedesca attraversano la Vistola a bordo di nuovi tipi di imbarcazioni d'assalto. Hitler sorvola col suo aereo personale le zone della battaglia. Ordina di non avere pietà per la popolazione civile.